ciao a tutti ragazzi, bentornati nel canale del Giappone X-Vapo. Sì. Oggi il Bisello, ma poi successivamente anch'io, ma dopo però, che però stasera vedete, vi fa questa o questa, come volete voi. Easy Box di Ambition Mods, disegnata da Sandbox LSS. Ed eccoci qui con la visione dall'alto della Easy, che è la boxettina che è stata disegnata da RSS Sandbox e prodotta da Ambition Mods. Io l'ho presa in colore Clear Frosted, bella scatoletta di cartone, simbolo Ambition Mod, diciture sul dispositivo che è stato prodotto regolarmente in Cina e tutte le varie diciture, i social di Ambition Mod, i soliti simboli che troviamo ormai su qualsiasi tipo di box. Aprendo la confezione ci sono due manuali di istruzioni dove, se non mi ricordo male, c'è anche l'italiano con tutte le varie specifiche tecniche della box, quindi valore minimo, corrente in ingresso, potenza in uscita e così via. Da quest'altra parte c'è tutta la spiegazione del menu della box. Io quella che ho acquistato è la versione con il software di APM Mods, quindi non è la DNA. Però devo dire che lavora veramente veramente bene e ha anche un'ottima gestione della batteria. Questo lato c'è scritto disegnata da Sandbox RSS Mods, dall'altra parte prodotta da Ambition Mod, nella parte inferiore simbolo CE e smaltimento, numero di serie e il display, due brugoline volendo smontarla, il tubo dove va inserita la batteria, comodo tappo per svitare e inserire la batteria, la tazza a mio parere ha solo un problema, il pin fisso, perché con alcuni atomizzatori arriva in fondo, con altri rimane un minimo di spessore, quindi bisogna secondo me trovare l'atomizzatore giusto da inserirgli. Frontalmente tasto power più e meno, come sempre positivo verso il basso, andiamo a chiuderla, quando arriva contro fate appena un minimo di forza che è sufficiente, 5 click e si accende la box. Come vedete a sinistra indicatore della batteria, indicatore ohm, volt e ampere e a destra i watt. A vederla così sembra decisamente un DNA, però non lo è. Non sto a farvi tutta la spiegazione del menu perché è abbastanza semplice e intuitivo, e poi chi comunque conosce il software DNA praticamente è quasi uguale. Inseriamo un atomizzatorino e ci vediamo dall'alto con la prova di svapo. Allora, cosa posso dire di questa box del momento, innanzitutto? Sì, esatto, c'è in varie colorazioni, come avete visto la mia Clear Frosted, la mia è Total Black, consigliata da Danello. C'è la black, c'è quella azzurra, c'è quella in c'è black, azzurra farò la bella tamara, sì. Come si chiama quell'altra in quella beige, Ultem. Sì, quella in Ultem. Sì. E per il costo che ha questa box, che si aggira intorno alla settantina di euro, sì, circa, è, devo dire, un gran bel prodottino, perché la batteria dura molto e dà una bella gestione della batteria, è fatta abbastanza bene, è un prodotto solido, bello solido, pesante, bella l'impugnatura, pesante, si può dire che è poco pesante, però nel senso, la via di mezzo, dai, il peso c'è.
Il peso anche qua, fammi, ecco, vediamo se magari cambia. Il peso c'è. Beh, io ho l'atomizzatore più leggero, è più piccolo, quindi ovviamente il peso è inferiore. Però è comodo, è bella maneggevole. Io ho provato anche un po' a giocare con il software mettendo un atomizzatore con una coil N200. Non ho fatto niente, ho solamente premuto il tasto per entrare nelle impostazioni, ho selezionato N200 e poi fa tutto in automatico, è veramente veramente eccezionale. Anche il controllo di temperatura lavora decisamente decisamente bene. Una bella box, a me piace tanto. Io l'ho presa per dei motivi che vi spiegherò nell'altro video di questo, di quando vi farò questo, lo slide. Però io cercavo una box piccola, anche se pesante uguale, ma cercavo una box piccola che funzionasse bene. Questa qua funziona benissimo. I contro per me, testandola in questi giorni, è il tasto che è un po'... quando lo schiacciate certe volte fa un po' tic tic tic, balla un pelino, però niente di che. E poi questa cosa qui, che è bella, questa la parte della batteria, è bella, però è un po' scomodo da togliere certe volte. Invece ne è di peggio, sai? Sì, quello sicuramente, però nel senso, se facevano, non lo so, un tappino, bastava anche solo un tappino, qua devi girare... Sì, uno stupo. Ce n'è decisamente di peggio. Qua devi girare... niente di che, però nel senso sono cose che magari alla lunga possono rompere un po' le balle, però niente di che. E poi basta, alla fine il circuito è praticamente identico a un DNA, anche se non è un DNA. Non è un DNA questo. Fanno anche la versione col DNA, che ovviamente costa di più. Sì, beh, ma non esageratamente. Tiene fino a 24 mm l'atomizzatore. Vi ricordo... viene dichiarata per 23 mm. Ma ad esempio Giacomo ci ha installato un 24. Sì, lo slide. Volevo installarci uno Zenith, ma lo Zenith non ci sta. Pro, Zenith Pro non ci sta perché è molto bombata. Ha la ghiera dell'aria sotto, sì, che non vi permette di installare. Perché è più grosso di 24. Lo slide comunque ci sta. E basta, per me è una box della Madonna. Sono felicissimo di averla acquistata. Box del momento, perché comunque è una... side by side, costruita bene, con un'elettronica, sì, che funziona bene, ha un costo irrisorio a confronto a tutte le altre side by side. Sì. Piccolina, è molto comoda in mano perché c'ha queste due, è tipo 8 la box, quindi la prendete bene in mano, almeno per me. Sì, 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 la impugnatura è molto comoda. Per me è una bomba, da provare e basta. Per me l'unica nota negativa è il pin fisso. Io non ce l'ho, ma sono d'accordo col Visello, oggigiorno una box non puoi costruirla con un pin fisso. O mettevano un pin flottante o regolabile col solito cacciavitino, perché così essere condizionati, secondo me, a mettere solo determinati atomizzatori, quando uno magari ne ha in casa 4-5 che gli piacciono, li usa spesso e li lascia lì con ognuno il suo liquido, basta solo che lo toglie. Con questa io ho visto che avendone 5 o 6, diciamo che questo, il 900 col barrel kit, ci sta bene il Millennium, ma il Penodat rimane sollevato. Kaifun Prime a volte lo vede, a volte non lo vede. Dovete trovarci l'atomizzatore giusto. Se l'avete provato, se l'avete provata, diteci qualcosa. Se non l'avete provata, provate. Ve la consigliamo, consigliamo. Consigliata con Atom studiati apposta, cioè nel senso, volete provare con quelli che avete in casa finché non trovate quello giusto. E basta. Ci vediamo al prossimo video con l'ultima svappata del Visello. Va bene, ciao.